Inizio 2017 partiamo davvero con l'utilizzazione concreta dei fondi europei. Questa settimana noi finanziamo i primi 200 progetti presentati ai comuni, con l'obiettivo ovviamente di aprire cantieri per 1.100.000.000 di euro e con l'obiettivo finale di utilizzare questa volta fino all'ultimo euro di fondi europei. Abbiamo fatto uno sforzo enorme, quindi abbiamo destinato 60.000.000 di euro per dare una mano ai comuni che non hanno risorse per dotarsi di progetti esecutivi. Abbiamo risorse importanti destinate a Napoli in primo luogo, quasi 9.000.000 di euro, a Caserta 3.500.000 di euro, a Pozzuoli e Salerno 1.500.000 di euro, Avellino diciamo molto impegno per i comuni della fascia superiore a 50.000 abitanti, ma moltissimo impegno anche per decine di comuni che hanno presentato progetti soprattutto di assetto idrogeologico, di realizzazioni di reti idriche e fognarie. Ovviamente solo la prima tranche di finanziamento, noi contiamo di finanziare tutti i progetti, il fondo di rotazione significa questo, che quando poi l'opera viene finanziata si recuperano i soldi anticipati per la progettazione. Poi abbiamo approvato anche il bando rivolto agli studi professionali. Noi abbiamo fatto un'iniziativa rivolta ai liberi professionisti qualche mese fa, abbiamo deciso di investire 17.000.000 di euro per consentire soprattutto ai giovani sotto i 35 anni di attrezzare uno studio professionale o di arricchirlo con tecnologie di ultima generazione, di poter fare anche stage formativi con le università e di accompagnare in questo modo, con l'impegno dei professionisti, questo grandissimo programma di investimenti da cui davvero possiamo ricavare migliaia di posti di lavoro.